tutti, bentornati al canale, io sono Gerli e sì, come ho letto dal titolo, oggi farò un haul un po' random perché sono andata a comprare una cosa per la casa e ho comprato di tutto tranne quella cosa per cui ero uscita. Quindi vedete tutto questo e iniziamo! Ok, iniziamo subito con questo spacchettamento perché ho addirittura anche una sedia da farvi vedere. Il fatto sta è che avevo bisogno di un portatovagliolo perché io da più di 4 anni e mezzo che non ho un portatovagliolo qua a casa. Sono uscita e ho detto questa volta lo compro perché sì. Sono andata a un negozio, non c'era, e ho detto mo vado un altro per vedere se c'è. E poi mi sono scordata lì. Sì, lo so, io sono fatta così. Però andavo quel giorno con Mini e Mini mi ha distratto un po'. Quindi iniziamo. Il primo negozio a cui io sono andata è questo qua che si chiama Teddy. Non lo so se in Italia c'è. Questo qua è un marchio tedesco. Secondo me è un marchio tedesco, ha dei ottimi prezzi, cose bellissime, cioè mi piace molto andare lì. Come vedete ho due buste di Teddy perché sono andata la mattina, poi sono andata al bazar questo dove vendono cose made in China e poi sono ritornata da Teddy, in più ho una sedia qui davanti a me e alla fine sono tornata a casa senza il benedetto portatovagliolo. Ah, e mi ero scordata che pure sono andata ad un altro bazar, quindi sono stata da due bazar dove vendono le cose made in China e due volte da Teddy. Ok, iniziamo da dove iniziamo? Dai, iniziamo dalla sedia. Questa qua è la sedia. Allora, mi è piaciuta il colore, cioè a me questo tipo di blu, questo mira più sul, no sì sì, un blu, è un blu, lo dico io, mi piace moltissimo. Allora, io prima l'ho pensata perché tra un po' avremo ospite, qua ci sono 4 posti, ne abbiamo un'altra sedia, me ne mancava una e non volevo una sedia così orrida, sentiamo il sottofondo Mini. E quindi ho pensato questa che è una sedia molto molto carina e pure mi serve come un portavasi, cioè la posso utilizzare per mettere le piante, anche se non ho, io ho pensato qua in mettere una pianta e mo vedrò. E nello stesso bazar o nello stesso negozio lì ho comprato questo qua che è per mettere le spugne, il colore mi piace, praticamente l'ho preso per il colore, io ne avevo uno come trasparente così, di colore plastica, già era orrido e quando l'ho visto ho detto il colore, oddio mi piace, questo è uno dei miei colori preferiti ed ecco qua che l'ho preso questo qua. Allora, se non erro l'ho pagato 1,50 euro, invece la sedia mi sembra che è scontata su 9 euro, quasi non me lo ricordo perché questo sì che non l'ho comprato oggi, questo l'ho comprato tipo 2-3 giorni fa. Ok, adesso iniziamo da Teddy, questo è stato il primo negozio in cui sono stata oggi. Allora, iniziamo. Lo metto qua. La prima cosa che ho cacciato è questo qua che sarebbe per mettere il dentifricio e spazzolini da denti perché come vi ho detto avremo ospiti, non ce l'avevo uno in più quindi l'ho comprato, lo volevo di questo colore qua ma non c'era, intanto il bagno è tutto bianco, non c'è niente, allora un pop di colore questo qua l'ho pagato 1 euro, è come plastica, è normale, cioè non c'è nessun disegno normale. Poi quando stavo da Teddy mi sono ricordata che non ho il portabicchieri. Scuse. Allora ho preso questi qua, davvero non ce l'avevo, cioè io sto qua da quasi 5 anni e non ce l'avevo un portabicchiere, io in Italia avevo di tutto, loro ho detto va bene, vengono degli ospiti, va bene, mo facciamo così, le compriamo e mi sono piaciuti questi qua che è come un tessuto come di veltro, il costo è 1 euro, di colore è grigio, ci sta con la decorazione della casa, ovviamente questo no perché io l'ho messo a lavare ovviamente, però bene, mi piaceva e mi sembra che sono in 6, può darsi 1, 2, 3, sì, sono in 6, quindi saremo in 6 qua a casa e l'ho pensato e va bene, mi è piaciuto ed eccolo qui. Poi quando stavo lì nella sezione lì mi sono ricordata che avevo bisogno di un piatto per mettere la frutta perché a volte compriamo tanta frutta che faccio tipo come una piramide casca e ho visto una cosa che mi è piaciuta, una foglia che carina, cioè io non so se questo si usará per mettere la frutta però a me mi è piaciuta una foglia, cioè io mi immaginavo le mandarini, come si chiamano, va bene, le arance, queste cose così sopra una foglia. Il prezzo 1,50 euro, è di plastica, mi piace, cioè lo trovo originale.
Che ne dite? Mi piace? Ormai è estate qui da me e si vede già. Sento caldo, voi non sapete il caldo che ho in questo momento. E con il caldo sapete che cosa c'è? Penso che in Italia pure. Sì, sì, in Italia pure. Anche qui ci sono le mosche. E guardate. A forma di farfalla, sapete che a me piacciono le farfalle. Quando l'ho visto ho detto no, quello è mio, l'ho preso. È di colore questo verde qua. Oddio, dove sta? Cioè, mi piace, mi strapiace. Per adesso non si è visto nemmeno una mosca, però qua la starò aspettando. Il prezzo 0,55. Avrei preso due, anzi, quando l'ho preso, la ragazza mi ha detto, oh, guarda che carino, la stessa con me, si mette, guarda che carino, sono arrivati. Cioè, lei, penso che era la prima volta che le arrivavano a lei nel negozio, io pure la prima volta che li vedevo. Sempre avevo visto tipo la forma della mano, o di un cerchio, però così, o a forma di mosca può essere. Va bene, però così, a forma di farfalla no, quindi questo mi è piaciuto. E già quando avevo deciso di andare all'altro negozio per cercare il benedetto portato valiolo, mi sono ricordata che a casa non c'avevo questo cosino qua, ora vi lo faccio vedere. Sì, lo so, questo è per il giardino, però io l'ho preso perché quello mio che avevo lì in bagno mi si è rotto e dovevo prenderlo alla fine, già stavo per uscire, ho detto va bene, sai che c'è, e lo prendo, casomai se non mi va bene faccio il resto, va bene, non so come si dice, cioè lo porto là e che mi ridiano i soldi. Costò 1,50 euro, viene con i buchini, con i fori, cioè per il caso può cascare di qua. L'unica cosa che dopo che l'ho comprato, quando sono arrivata qua, è questo gancetto qua, non lo so se posso portare le boccette del sapone, dello shampoo, perché io ce l'ho il mio, quello di mio marito ne è un altro, mia figlia pure, e va bene, è bello capiente. Ora vediamo casomai lo restituiscono e che mi diano i soldi. E adesso sì, passiamo dall'altra parte, dall'altro negozio. Qua soltanto ho comprato due cosine, però questa busta pesa. E le ho comprato perché c'erano un ottimo prezzo. Io quel giorno portavo a mini, quel giorno è stato oggi, io oggi portavo a mini sul carrello. Portavo Mini sul carrello e purtroppo Mini si è come che innervosita. All'inizio stava bene, io di là guardando tutto là, e poi si è innervosita, voleva come che saltare, ho avuto paura, me ne sono andata, alla fine il portato valiolo me ne sono scordata. Ok, la prima cosa che ho comprato è questo qua. A me sinceramente non mi è piaciuto averlo comprato, però io stavo cercando un cosino per mettere lo zucchero. Però alla fine ho scelto questo perché dove abbiamo il sale è uguale, identico, solo che questo cosino è verde, cioè è carino. Però io volevo prendere, cioè come l'insieme, uno di zucchero e uno di come si chiama, di sale. Però non trovavo uno che mi piaceva, soprattutto perché io avevo scelto questa cosa verde qua, cioè niente. Allora ho detto, sai che c'è, mo ne prendo uno di questo, uguale, c'era un altro colore, mi sembra che era giallo, non me lo ricordo, ho detto, sai che c'è, prendo questo qua, che adesso che lo vedo per lo zucchero è orrido, lo so. Devo uscire a un bel negozio per comprarlo, perché sapete, abbiamo ospite, non ce l'avevo, il tempo sta correndo, io ho cose da fare, non è che posso andare adesso al centro commerciale, ai negozi, a vedere un coso per mettere lo zucchero, lo sale, ho detto, sai che c'è? Prendo questo e basta, poi dopo che se ne vanno questi ospiti li cambio, poi con calma le compro. Questo qua l'ho pagato 1 euro, c'ha la forma di un peperoncino, cioè la cosa più orrida, già mi sto pentendo. Ay, però che va bene, per adesso così. Mo vediamo se questi giorni prima che arrivano gli ospiti, se io riesco, se lo trovo, lo ricompro questo qua, non so se lo rido indietro o vedo che posso mettere qua. Secondo voi che cosa può mettere qua? Il fatto è che quando siamo arrivati qua la sale già c'era in quel contenitore lì con questo cosino verde. Non lo so, sinceramente non lo so, perché io sono un po'... mi piacciono le cose strane. Si vede la folle, cioè mi piacciono le cose strane. Sono fatta così. Ok, già quando stavo lì per... stavo già prendendo il vento, così ho detto, mo vado a vedere altre cose, già mi hanno iniziato a infastidirsi. Quindi ho fatto in tempo soltanto di prendere questi bicchierini, perché io sono una persona che a me sempre mi si rompono i bicchieri. Cioè, tu vieni qua a casa mia, te ne do uno così, poi l'altra persona uno così, uno più alto, perché sempre, cioè mi si rompono anche guardandoli, ecco. E allora ho detto, no, devo avere dei bicchieri, ho pensato che erano al contrario, ok. E devo avere almeno un po' di bicchiere per l'acqua. Ovviamente qua ce l'ho,
però non ce l'ho tanti, allora me ne sono comprata questi 6 perché il prezzo mi è piaciuto, 2,80 euro, penso che tipo 40 centesimi a bicchiere, quando io avevo visto un bicchiere in 1 euro, cioè 3 bicchieri in un euro, a 3 euro, quindi l'ho comprato al volo perché dovevo venire, tornare qua a casa per forza, perché Mini già stava già che stava che saltava dal, come si chiama, dal carrello, ho detto no, questa cagnolina no. Quindi dovrei ritornare e andrò a vedere se c'è un coso per lo zucchero, perché questo qua adesso che lo sto vedendo non mi piace, però ditemi che cosa posso fare con qua. Ok, già per finire ho due cosine, sì, ho due cose qua. Allora, la prima cosa, ah, perché io pomeriggio sono sono arrivata a casa, bla 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 bla, e ho detto no, mo vado a Teddy perché ho bisogno di un cestino che mi occorre per mettere alcune cose. E quando stavo là, guardate quello che ho preso, questo qui, questo qui. Allora, io sono una persona che io li cambio, cioè io non aspetto che si rovini tutto, cioè io ho questa fissa di cambiarle, a volte ne compro due e ogni tanto li cambio. Quindi l'ho visto, 1 euro mi è piaciuto e ho detto va bene, e viene a casa con me. Ce l'ho uno, però ce l'ho la scorta. Ok, l'ultima cosa che io penso è questa qua, che è questo cestino. L'avevo pensato per mettere le cose di Mini, le salviettine e le cose. Lo ho scelto di questo colore. Ho deciso di cercarlo così, perché sennò questa casa mia sarebbe un carnevale con il coso questo di questo colore, perché c'era tipo di colore rosa, di colore bianco, cioè no. E allora ho detto no, sai che c'è, lo prendo così. Qua metterò le salviettine per Mini, il guinzaglio, cioè non lo so, il coso dell'acqua, cioè per le cose di lei, perché a volte stanno un po' qua, un po' là, e va bene così. E io penso che vi ho fatto vedere tutto, sì, qua, no, no, niente. Ah, questo l'ho pagato 1 euro, 1 euro? Sì, questo qua l'ho pagato 1 euro e mi è sembrato bene. E il video finisce così. Io spero che sia stato del vostro gradimento, che è quello che più mi interessa. Regalami un like se ti è piaciuto, condivido il video se pensi che qualcuno può essere utile, perché no, e lasciami sotto un commentino così io so chi sta vedendomi. No, non scherzo, se vuoi lasciami un commentino, se no no. Io vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao. E in italiano, oggi tutti i rumori possibili. Dotta. La prima cosa... Queste sono... Questo qua... Ups, i vicini. Ok, sapete che...